come aiutare il proprio bambino, come aiutarsi in momenti di difficoltà, specialmente nel primo periodo post-parto. Un CD per le neomamme con notizie utili da ascoltare è stato presentato dal dottor Carlo Montinaro, direttore dell'unità operativa di pediatria dell'ospedale di Sarno, nell'ambito della giornata in cui è stato ufficializzato il calendario del ciclo di incontri del centro di ascolto Mamma Bambino Progetto, quest'ultimo giunto alla sesta edizione che il dottor Montinaro ha portato avanti con professionalità e perseveranza per venire incontro alle esigenze di tante mamme e delle loro tante domande. Gli incontri si terranno dal 12 ottobre fino al 15 giugno e vedranno protagonisti numerosi professionisti che risponderanno alle richieste dei genitori che interverranno, aprendo numerosi dibattiti su come affrontare il pre e post parto, ma anche la prima fase di crescita dei propri piccoli. Abbiamo realizzato anche già in passato, ma quest'anno ecco l'abbiamo realizzato insieme anche alla collaborazione di questi giovani che sono venuti, tant'è vero che questo è merito del loro contributo, e in realtà in questo CD in realtà ci sono dei suggerimenti, dei consigli per le mamme, ma non solo per le mamme, ma anche per chi insomma effettivamente si trovasse in difficoltà, per esempio in caso di puntura d'insetto, cosa fare in caso di allergia, come intervenire in caso di diarrea, di vomito e quant'altro. Quindi in effetti dei consigli pratici, diciamo fotografici e immediati per poter risolvere diciamo dei momenti di particolare attenzione. La serata ha avuto grande successo, ha visto la partecipazione oltre ai dirigenti delle scuole che hanno partecipato anche di autorità politiche ed amministrative. Sì, oltre alla presenza del nostro direttore sanitario abbiamo avuto anche la presenza del sindaco di Sarno, l'avvocato Amilcare Mancuso, che in questo frangente è stata in duplice veste, non solo di sindaco ma anche di assessore alla politiche sociali e quindi alla sanità, quale è rimasto molto ben impressionato, tant'è vero che ha detto che effettivamente queste problematiche dovrebbero essere allargate un po' a tutta la provincia, in modo da avere diciamo, un territorio, un punto di riferimento più saldo e più sano nei riguardi diciamo, della salute.